続いてはサイヤの日に登場する新キャラクターを紹介させていただきます。まずはこちらの動画をご覧ください。どうぞ。Calculations to understand us, fate. ということで、今回登場する新キャラクターは王子の覚醒ベジータ。ちっさー、だい、ちっさー。気になるキャラクターイラストはちっさー。こちらです。ve l'avevo detto che lo facevano Transformation, perché così si può giocare nel team di Broly. Ci sta, speriamo sia decente la carta. Attivo skill を発動することで、ドラゴンボール Z 人造人間セル編よりベジータが初めてスーパーサイヤ人になったシーンの演出とともに、スーパーサイヤ人ベジータに変身することができます。またスーパーサイヤ人ベジータに変身した後は条件を満たすことでアクティブスキルでビッグバンアタックを放つことができます。そして気になる性能はこちらになります。Sì, come categoria sta una chiavica, cioè veramente penso una delle cose più limitate di sempre. Vegeta Family e Super Saiyan pur se è Master Evolution, come leader ci sta Kaioken Attack and Death, Sila. Ok. Da base. 150, guardia attiva a tutti, riduzione del danno del 18%, 3 spell, vabbè, ce lo leggiamo con calma dopo. Death Boost, ricevente, 150, ok. Attack, ricevente. Ok, si boosta con i colpi subiti. Dal terzo turno sopra il 18% di HP. Boh. Critris Attack and Death per un turno, immense damage e Sila. 180 guardia attiva, riduzione del danno del 18 fissa, 180 all'attacco, fortissimo. 30% target enemy, questo poi me lo leggo con calma dopo. 50 target bow, active, ma series attack temporaneamente, all attack, bacom, critical, ok. Non ho visto Abu. Dopo. Ma è extreme, giusto? Non ho visto. Non ho letto un cazzo, top 0. Fatto, sai qual è? Proprio perché c'ha poche categorie, è un po' più forte. Ah, non gli hanno dato nessuna meccanica particolare, perché poi le meccaniche nuove si sincheranno in estate. Ok, facci vedere questo Super Ezza, dai! させていただきます。こちらになります。最強の奥義スーパーサイヤ人3孫悟空フラッ immagini dice no sorpresa abbiamo cambiato le animazioni noi 200 attack and death critico per un turno class critico 20% vabbè ve lo dopo con calma magari 550 5 turni 150 chance Fra, è più forte dell'STR, ma che dici? Le solite cacate che deve beccare 3, 1 e 8 per avere 18 stun. Ha pigliato, vai.
Ma perché sempre se cagate? Ma... sto me merda, ci vai apposta. Che scarso. Ma che cazzo ti ridi? Ma tutte le sto vedendo tranne quelli giusti. Vai, 20 secondi per prendere uno. Ah, stiamo male all'art. Ma serio. Fenomeno. Buono, mi bello. Si applaude da solo. E poi io mi immagino quelli là che dicono: senti, noi le diamo 18 soldi, ma tu devi fare questa cosa, se no non le diamo. E lui ci mette la faccia, poverino, okay? Perché non penso che decide lui. Sinceramente non avevi, cioè, se avessero fatto Vegeta God, abbiamo visto che la qualità era altissima. Noi le abbiamo viste le animazioni di questo episodio. Non erano fantastiche. Quindi, secondo me, è anche buono rispetto a quello che abbiamo visto oggi pomeriggio / stasera. Non erano fantastiche le animazioni di questo episodio, eh? Cioè, nel senso, gli ricordo è belli, momenti incredibili, ma sono più belli i momenti in cui Vegeta percula C19 che gli spezza le mani, ma per il resto abbastanza una cagata. Dovevano rifarle da capo. Si potevano impegnare un po' di più con qualche roba di Dokkan Original. Quello sì. Quindi, oggettivamente, rispetto a Goku God dell'anno scorso, meno. Meno. Come qualità visiva, meno.